Chi erano Franz e Franziska? Franz e Franziska Jegestedt erano due contadini vissuti all'inizio del secolo scorso, nati all'inizio del secolo scorso, in un paesino al confine tra l'Austria e la Baviera. E la loro storia è nota perché Franz Jegestedt è stato beatificato nel 2007 da Papa Benedetto in quanto martire, in quanto è stato ucciso il 9 agosto del 1943 per ordine del Terzo Reich per essersi rifiutato di combattere per Hitler. È anche una storia di amore con la consorte, con i figli che ha lasciato comunque. È soprattutto una storia d'amore. Il cuore della mostra, infatti, è il rapporto tra Franz e Franziska. Questa mostra nasce almeno per uno dei due gruppi che poi hanno collaborato per la realizzazione di questo progetto da un pellegrinaggio che avevamo fatto un anno fa con una serie di famiglie di Padova legate in vario modo alla figura di Papa Benedetto e di Franz Jegestedt. E quello che ci ha colpito immediatamente è capire che non ci sarebbe stato Franz senza Franziska. Allora, il cuore della mostra è il loro rapporto, il cuore della mostra è il loro amore. Si capisce che la cosa più importante e più bella sono i 7 anni di matrimonio che vivono insieme, che portano poi alla decisione anche di Franz, e sono i 70 anni di martirio che vivrà poi Franziska dopo la morte del marito. Aveva 30 anni quando Franz è stato ucciso, vivrà ancora 70 anni, morirà nel 2013 all'età di 100 anni e 11 giorni. La mostra è stata allestita al Meeting, immagino girerà poi adesso anche l'Italia. Qui si cerca l'essenziale, in questi giorni si è cercato l'essenziale. Questa mostra che essenziale ci aiuta a scoprire? Ci fa capire qual è il cuore del cristianesimo, qual è il cuore della vita cristiana, che è dare la vita.